parliamo di sonno, ma non solo, di cosa ci può aiutare a ritrovare un buon sonno ristoratore, perché dobbiamo recuperare un po' le nostre capacità cognitive, ma non solo, ci dobbiamo rilassare, dobbiamo recuperare le energie attraverso il sonno. Tanti consigli utili ci darà la dottoressa Carlotta Gnavi, benvenuta, farmacista specializzata in medicine complementari e divulgatrice scientifica. Allora, noi esseri umani, dottoressa, siamo un po' abitudinari, un po' perché vogliamo stare sempre nella nostra comfort zone, non osiamo mai più di tanto. Perché? Ma in realtà le routine possono essere anche utili, perché il cervello prima di tutto risparmia energia con la routine, con l'applicazione di una sequenza conosciuta di azioni. E questa noi la possiamo anche inserire nella nostra giornata per il nostro benessere. A volte abbiamo delle routine sbagliate, dobbiamo semplicemente modificarle un po'. Il sonno, ad esempio, negli ultimi anni sta peggiorando sempre più, sempre più casi di insonnia, e noi sappiamo che il sonno è indispensabile per avere delle difese forti. Allora dobbiamo cercare di potenziare questo sonno per difenderci maggiormente da virus, batteri e anche dai tumori. E quindi inserire magari una routine che possa favorire il sonno notturno. E adesso ci dirà lei come fare. Io vorrei ricordare anche il suo libro. Grazie. Carlotta Gnavi, Superimmunità, come potenziare le tue difese, perché noi abbiamo tratto appunto spunto dal suo libro, dottoressa, per cercare di ritrovare questo sonno ristoratore che ci manca un po' tra il cambio dell'ora, il cambio di stagione, insomma ci sentiamo in forte difficoltà. E allora che cosa possiamo fare, dottoressa? Allora, spesso un nemico del sonno è lo stress. No, allora io dico sempre, arriviamo a casa da una giornata stressante, perché non iniziare a pensare come prepararci al sonno in un modo corretto? Allora, prima cosa, se abbiamo una vasca, potremmo pensare di preparare un bagno aromaterapico. Che cos'è un bagno aromaterapico? È semplicemente un bagno con l'aggiunta di oli essenziali. Se non abbiamo una vasca, possiamo pensare a un pediluvio. E come lo prepariamo? Allora, inizialmente mettiamo l'acqua a una temperatura corporea, quindi intorno ai 38 gradi, aggiungiamo l'acqua nella nostra vasca, per il nostro pediluvio, poi ci muniamo di un po' di latte intero, non ne serve chissà quanto, e di oli essenziali. Quando vogliamo usare gli oli essenziali dobbiamo sempre essere attenti alla qualità degli oli, perché non tutti sono puri. Bisogna cercare quelli certificati, che sia chiaro il chemiotipo, quindi che sappiamo esattamente che all'interno ci sia quell'esatto olio essenziale, perché il nostro naso non è in grado di riconoscerlo. E quindi io raccomando di affidarsi a dei bravi professionisti. E poi optiamo per degli oli essenziali specifici per il rilassamento. Allora, noi qui abbiamo ad esempio l'olio essenziale di lavanda, di ylang ylang, arancio dolce, mandarino, può andare bene anche la camomilla, perché questi oli essenziali favoriscono il riposo notturno. Allora, ci armiamo. Olio essenziale. Noi qua, allora, ecco, un po' le dosi, no, dottoressa? Abbiamo detto l'acqua, sicuramente, insomma, magari dipende che cosa. Questo è un pediluvio, dottoressa. Sì, come adesso organizziamo come se fosse un pediluvio, però la stessa cosa vale anche per la vasca. Ottimo. Allora, di latte ce ne basta anche solo un cucchiaio, oppure mettiamo una tazzina di latte. Già Cleopatra faceva il bagno con il latte. Allora, organizziamo nel latte, versiamo. Questi oli essenziali. Mettiamo circa una decina di gocce, possiamo arrivare fino a 20. Possiamo decidere di usare un olio essenziale solo o più oli, e poi misceliamo. Il latte intero perché è più grasso, dottoressa? Bravissima. Allora, gli oli essenziali sono lipofili. Cosa significa? Che non si sciolgono, non si mescolano nell'acqua. Abbiamo tutti, no? Fatto l'esperimento di mettere l'olio in un bicchiere d'acqua. Le due sostanze non sono amiche. Allora, scioglierli nel latte, che è già una miscela stabile, ci permette di emulsionarli meglio con l'acqua. Allora, adesso veniamo a noi, perché io vedo qui, insomma, vedo una teiera, perché noi spesso sbagliamo a preparare la camomilla, perché si sa, insomma, il vecchio rimedio della nonna è ti bevi una tazza di camomilla e vai a letto in maniera più tranquilla. Come si prepara? Allora, la camomilla è un rimedio, è un infuso fantastico, perché è una pianta medicinale molto interessante, ha tantissime proprietà, non solo quelle sedative, ma è anche digestiva, riduce i gas intestinali, quindi è ottimo post-prandiale, cioè dopo il pasto. Io raccomando qualsiasi infuso la sera di berlo almeno 2 ore prima
prima di andare a dormire per evitare troppe incursioni. Esatto, in sì, bagno. Il bagno è... Però ecco, la camomilla va preparata correttamente, perché mentre altre piante possono essere lasciate in infusione anche tanti minuti, per quanto riguarda la camomilla dobbiamo stare molto attenti, perché se la lasciamo in infusione troppo tempo, questa sprigionerà delle sostanze che anziché rilassarci ci ecciteranno. Non so se le è mai capitato, ma a me sì, di sentire persone che mi dicono: no, io bevo la camomilla e in realtà mi agita. Certo, quanto tempo l'abbiamo lasciata in infusione? Noi facciamo adesso l'esperimento. Facciamo l'esperimento, per cui mettiamo... Mettiamo per esempio caso, per una tazza due cucchiaini di capolini, ci versiamo la nostra acqua bollente, voilà, e lasciamo in infusione per non più di 3 minuti. Ok. Quindi la mia raccomandazione... Non più di 3 minuti, no, perché se, se lasciamo in infusione 5 minuti fa l'effetto opposto. Esatto, fa l'effetto opposto, cioè rilascia sostanze che agitano. Quindi armiamoci di un timer, impostiamo 3 minuti al massimo e poi togliamo, filtriamo. Perché noi possiamo anche utilizzarle in quel modo, ma in un altro momento della giornata, quindi come magari, rinvigorente, ma non la sera. Magari la mattina, quando siamo in ufficio, invece di bere l'acqua, se non ci piace tanto bere l'acqua, beviamo magari la camomilla, che mi... Ma in quel caso, esatto, la lasciamo in infusione anche di più, anche 10. Grazie alla dottoressa Gnavi, grazie per averci dato questi consigli, metteteli in pratica, perché no?